Siamo in piazzale Curtatore, è stato donato un'altalena inclusiva per i bambini con disabilità, perché è stata chiesta da una famiglia che ha in casa un bambino con disabilità e quindi mancavano dei giochi adatti, e ha chiesto alla Onlus Gulliver ecco questa cosa, e noi con molto piacere abbiamo accolto la richiesta. Grazie ai cittadini che portano i loro oggetti inutilizzati alle botteghe del riuso della Gulliver, e grazie ai cittadini che vanno nelle botteghe ad acquistare e con il ricavato possono venire acquistati questi giochi per i parchi. Le donazioni poi non si fermano? Assolutamente no, abbiamo in progetto altri giochi sempre per i parchi, perché quest'anno il progetto si chiama Altro Giro, insomma, e fa parte dell'economia circolare, insomma, tu doni, noi vendiamo e con il ricavato, come dicevo prima, vengono acquistati oggetti per la città, per i parchi o altro. La Gulliver ha dimostrato grande disponibilità, grande sensibilità rispetto al progetto di nuovi giochi. Oggi andiamo ad inaugurare un'altalena inclusiva che ci è stata chiesta appunto da una nonna che risiede qui nella zona, e ci sembrava un bel messaggio. Il messaggio ulteriore è ovviamente quello che ci lascia la Gulliver, è di non buttare via niente, perché tutto può ritornare. In questo caso vestiti, mobili che uno a casa invece di buttare magari li porta alla Gulliver, e continuerà insomma anche per i prossimi mesi questo progetto delle aree giochi. So già che si sono attivati l'associazione con il quartiere di Villa Fastigi per posizionare il prossimo dono che arriverà. Quest'onda di collaborazione tra pubblico e privato rispetto alle aree giochi sta andando e ci sta travolgendo, siamo particolarmente soddisfatti. L'Avis ci ha detto che donerà un paio di giochi e metteremo al Parco Miralfiore, e quindi aspettiamo magari che anche altri percorrano la stessa strada, quella di collaborare con l'amministrazione, con i nonni, con i bambini, con i genitori, perché quando regali un gioco sicuramente dai felicità a tante persone.